La linea verde del Taranto strappa consensi, il bitonto capolista appare timoroso ma porta a casa un punto che consente di allungare in vetta. Panarelli, senza difensori over a disposizione, inventa una difesa tutta nuova e si affida a 5 juniores in partenza, ma chiuderà la gara con ben 7 under. Matute è arretrato sulla linea difensiva, da segnalare l'esordio del giovane attaccante della juniores Paolo Serafino del 2001. Taurino recupera Patierno e si ricompone il tandem con Lattanzio. Primo tempo avaro di occasioni. La gara è spigolosa, a volte con le scintille. Gli spalti dello Iacovone sono semideserti. Nella sud, poco più di un centinaio di sostenitori neroverdi, finisce senza reti la sfida tra Bitonto e Taranto. Ad aprire le danze è Lattanzio, con un diagonale che sfiora il palo. Risponde Oggiano, che dai 16 metri non trova la porta. Sembra essere una domenica davvero storta, quando Manzo si infortuna e alza bandiera bianca al suo posto, entra Van Rasbeck. Del primo tempo non c'è davvero più nulla da raccontare, più frizzante la ripresa, il Taranto prende campo, il Bitonto agisce di rimessa. Clamorosa la palla gol per il Taranto, guaita, serve Actis Goretta in area di rigore che con il sinistro c'entra in pieno l'incrocio dei pali interno. Turitto dall'altra parte in area di rigore rosso-blu si avvita bene ma Pelliccia si immola e respinge. Guaita grossa dal fondo, trema la difesa bitontina ma riesce a spazzare. La grossa occasione per Genchi in campo da poco al posto di Olcese capita al 22esimo. Botta ravvicinata su assist di Guaita ma Figliola si supera. Il Taranto colpisce il secondo legno al 26esimo con Van Rasbeck direttamente su calcio di punizione. 5 minuti di recupero non bastano per sbloccare il risultato. Per il Bitonto un punto in 2 giornate. Il Taranto non vince da 3 turni e non segna da circa 300 minuti. Thank you.